Allora, anzi, buongiorno a tutti. Oggi è già l'ottavo giorno del nostro tour. Stiamo attraversando le Dolomiti da una parte all'altra. Stiamo andando verso Madonna di Campiglio. Siamo stati a Cortina, quindi un bel tour. Abbiamo fatto un bel po' di chilometri, in mezzo alla neve, bellissimo. Adesso per strada qui siamo a 40 km circa da Madonna di Campiglio e abbiamo visto un agri-food, gli odori inebrianti, per cui è ora di pranzo, non potevamo resistere. E tra l'altro è caratteristico perché è molto carino, guardate com'è. È molto carino, noi siamo su al primo piano, guardate, e guardate che veduta che c'ho da qua. Una vista bellissima, la diga di Sant'Agostino, mi pare Sant'Agostino, mi pare, adesso mi informo meglio. Bellissimo, bellissimo, c'è una bella veduta con tutto il parco e dove siamo noi è anche molto molto carino. Adesso Esther è andata un attimo in bagno, ma quando torna vedete che posticino molto molto carino. Inutile dirvi, qui ci stanno le tagliatelle di Cervo, ci stanno la fonduta, le crepe, quei formaggi loro, questi, tutta roba loro, il vino loro, del resto è un agri-food proprio per quello. Quindi, che dire, adesso ci faremo un bel pranzo, aspettiamo di vedere qua sotto si pranza, ci sono le persone sotto che si pranza, vedete? Esther che ritorna, munita di mascherina per il percorso. Allora, Saluto. saluta. Ecco ragazzi, adesso ci occupiamo del pranzo. Formaggio, no, fonduta con formaggio, anche crepe con funghi, formaggio. Insomma, inutile che ve lo dico, inutile che ve lo dico, dopo pian piano che mangiamo ve lo faccio sapere. Ok, allora dall'ultimo sguardo alla vista di questa diga Sant'Agostino? Santa Ah, Santa Giustiniana. Giustiniana, ecco, Santa Giustina, Giustina, Santa Giustina, ecco, vedi, avevo confuso Sant'Agostino. Ecco qua. Allora, arrivederci, alla prossima.